Don Gennaro Pedruccelli, ai microfoni di Radio Civita in Blu, dovrebbe essere al telefono con noi. Ci sei, Don Gennaro? Buonasera, buonasera, eccomi qua. 19:22 in questo momento. Don Gennaro, tu da lassù, da Maranola, parrocchia San Luca di Maranola, raccontaci un po' come va questa quarantena. Beh, va, penso come da tante altre parti. Forse qui abbiamo la fortuna di avere un panorama stupendo, per cui stare a casa è un po' meno doloroso. Vedo da questo punto di vista la fortuna di questo territorio. Qui è un paese antico. Da una parte nel centro storico ci sono tutte quelle casette tipiche, no? dei nostri borghi medievali, però ci abita ormai non tantissima gente. Però vedo la fortuna di tante case, tanti nostri parrocchiani che stanno in case che hanno un po' di giardino fuori, un po' di terra. Alcune erano, come dire, vecchie campagne convertite adesso ad abitazioni, e adesso tutto questo bel legame con la terra sta tornando parecchio utile alle persone che stanno a casa e possono almeno uscire un po' fuori. Io poi qua, da qua sopra, vedo praticamente tutto quello che si muove dalla parte più alta di Maranola fino almeno al cimitero di Formia. Arrivano messaggini dai tuoi parrocchiani? Video, foto? Ne arrivano tantissimi. Adesso addirittura, da quando abbiamo lanciato questa mini radio parrocchia, o meglio, abbiamo un po' risuscitato un'iniziativa infatti, che c'era negli anni 60, perché esisteva già 70. In passato. Raccontaci un po' di questo. Esisteva praticamente una... Allora, parte che Maranola e un gruppetto di maranolesi furono i fondatori e praticamente quelli che hanno animato Radio Montealtino fino a pochi anni fa. E Radio Montealtino prende nome proprio dal Montealtino, no? Dal monte nostro qui di Maranola. E poi praticamente c'era questa radio parrocchia che poi diffondeva e si sentiva per Maranola praticamente semplicemente dalle trombe della parrocchia, perché per come è fatta Maranola, per come è costruita e pensata, praticamente è un perfetto teatro, e quindi non sembra vero, ma una tromba, e anche di quelle datate, Maurizio, sì, puoi immaginare, sì, no? Sì. Una tromba dal campanile della parrocchia fa arrivare la voce nitida e chiara praticamente quasi a tappeto su tutta la parrocchia. E quindi questa esperienza l'abbiamo ripresa, l'ho un po' ripresa io per far sentire la voce del parroco ai parrocchiani, che tutti mi dicevano: Don Gennaro, un po' ci manchi, fatti sentire, fatti vivo, ti vediamo su Facebook e ci fa piacere. E allora ecco, è partita insieme alle dirette Facebook della messa anche questa iniziativa. Un'oretta prima della messa mettiamo un po' di radio. Poi insomma, Maurizio, io guardando voi me la sto un po' inventando così. Ah, ma certo, le cose più belle si fanno anche per imitazioni, insomma, no? Tante idee, spunti, suggerimenti. E dove possono trovarla? Diciamolo. Noi trasmettiamo sempre sulla pagina parrocchiale, sulla pagina Facebook parrocchiale, che è Arcipretura di Marano, la parrocchia San Luca Evangelista. E niente, quindi trasmettiamo sia quello che mandiamo in radio che quello che ci sta relativamente alle funzioni, quindi alla Santa Messa. Poi ogni giorno diamo un tema. Per esempio domani abbiamo chiesto ai bambini, a tutti quanti, insomma, di darci qualche parola. Il tema era parole, e quindi qualcuno ci ha mandato filastrocche, qualcuno storielle sul coronavirus, Coronello, il Monello, una cosa del genere, insomma. I ragazzini si sono un po' sbizzarriti, e allora tra una canzone e l'altra leggo qualcosa di questo. Chiaramente è abilitato, come dire, soltanto il commento sotto il post relativo alla pagina Facebook, così ecco, leggo i post e metto qualche canzone che mi chiedono sempre. Invece domani è giovedì, sarebbe giovedì gnocchi. Invece no, domani no, ci dedichiamo al pane. San Giuseppe anche domani. Sarebbe anche zeppole, però insomma di quaresima ne parliamo poco, di zeppole. Poi siamo tutti dispiaciuti che la tappa obbligata di Itri domani parecchi non potranno farla, vero, giustamente, no? No, domani è pane quotidiano, e quindi ho chiesto ai miei parrocchiani qual è il loro procedimento, la loro mossa speciale, segreta, o il loro ingrediente segreto perché esca fuori un buon pane casareccio, visto che in questo periodo praticamente tutti stanno facendo il pane a casa.
E quindi domani vediamo che cosa ci dicono a riguardo di questo pane fatto in casa. E Don Gennaro ci ha appena mandato questa foto, quindi vi invito, anche voi che siete in ascolto, ma chi ci guarda dai social, a mandarci o su Messenger oppure al 348-888-1447, che è il nostro numero WhatsApp. Gennaro, io ti chiedo, com'è cambiata la vita, capisco molto della vita sacerdotale, essendo sacerdote, ma com'è cambiata la vita di Gennaro da 15 giorni a questa parte? Che si faceva prima che non si fa più, oppure che cosa hai scoperto di fare nelle tue giornate? Beh, anzitutto non vado a Gaeta, come tu sai sono impegnato all'ufficio beni culturali, quindi tra archivio, biblioteca e museo sto praticamente quasi tutte le mattine in ufficio a Gaeta, non ci vado e quindi sto più a casa e soprattutto a dire la verità la mattina la dedico quasi interamente allo studio, un po' preparo le lezioni e un po' cerco di andare avanti con i miei studi personali. Quindi la mattina tendenzialmente si studia. Il pomeriggio è cambiato drasticamente perché in genere, soprattutto in un paese come questo, le persone al parroco, insomma, lo cercano tanto, cioè ti cercano, ti chiamano, le incontri. Io finisco in genere le giornate, come dire, sazio di persone, Sì. sazio di parole, di contatti. Questa è la parte veramente che manca di più e fa male perché ti rendi conto che. Ecco, io pensavo a una definizione di parrocchia, no? La parrocchia è quel posto dove non pensavi di aver lasciato così tanto il cuore. Quel posto o quelle persone dove non pensavi di aver lasciato così tanto il cuore. E mi rendo conto che questo è quello che sta sentendo la gente. Sento tante, tante persone che mi chiamano, insomma, il cellulare mai come questo periodo il cellulare lo sto caricando 3 volte al giorno. Io in genere riesco tranquillamente con una carica ad arrivare la sera, perché chiamano le persone, mi fanno parlare con i figli, con i bambini, insomma ci si racconta le cosette normali. Soprattutto la parrocchia da tutte le parti, ma soprattutto il paese vive proprio di questo contatto familiare Sì, con il tra parroco con parroco. le persone, e questo è quello che mi manca davvero di più. Gennaro, tramite i nostri microfoni, vuoi lanciare un messaggio, salutare i tuoi parrocchiani? Cosa vorresti dirgli in questo momento che comunque sarà lungo, perché tutti sappiamo che il 3 aprile è una data indicativa. Quindi potessi lasciargli anche un augurio per la Pasqua. Allora, io anzitutto dico ai miei parrocchiani che mi mancano tantissimo, e veramente stringo ognuno di loro come facciamo in genere quando ci incontriamo. E poi per quanto riguarda la Pasqua che arriva, dico semplicemente di indirizzare per bene le nostre preghiere. Preghiamo, so che lo state facendo, so che lo facciamo in tanti, ma preghiamo e chiediamo bene al Signore questa cosa. Signore, fa che tutto questo non sia vano nel nostro cammino di fede, fa che tutto quello che stiamo vivendo possa sbocciare come un frutto nuovo nel nostro cammino di fede. Per il resto non nascondo e non dobbiamo nasconderci la difficoltà di questo periodo che continuerà, e questo lo capisco. Nessuno vuole sminuire le difficoltà che verranno perché stare a casa 5, 6 giorni ok, ma 15, 20, 25, 30 inizia ad essere duro. Però ecco, ce la faremo. Abbiamo superato tantissime cose e ce la faremo a superare anche questa. Ma come cristiani, ecco, indirizziamo bene le nostre preghiere. Signore, ti prego, aiutami a capire cosa di buono ne verrà fuori. Aiutami a non lasciare che questa esperienza straordinaria passi invano sulla mia vita. A Don Gennaro faccio la domanda che sto facendo a tutti coloro che chiamo in questi giorni e ci risentiremo, sono sicuro. È una canzone da dedicare ai nostri radioascoltatori e a tutte le persone in ascolto. Vabbè, ma quella già lo Perché sai, ridi? perché ne abbiamo parlato, Abbiamo un po' parlato insomma, di questo, sì. amo la musica italiana in genere. Mi ha sempre poi interessato il confronto a distanza tra Mina e Iva Zanicchi, eterne anche amiche e rivali. E comunque, visto che il ritornello di Testarda io recita La mia solitudine sei tu, e questo è anche un periodo di solitudine, io direi Testarda io, Iva Zanicchi.